anzi meglio una provincetta che due mini mini provincette. Questo sicuramente sì, almeno un risultato, come dicevo prima, direttore, è quello di aver riunificato un territorio omogeneo che è la provincia di Lecce e Brindisi e Taranto. Anche perché questo, successivamente, come dire, sarebbe semplicissimo da smascherare l'inefficienza, l'inutilità di questa macro provincia che non ha neanche rappresentatività, perché noi non potremmo neanche eleggere il presidente, non potremmo eleggere i consiglieri, non servirà a nulla, per cui sarà l'occasione, solo che perdiamo tempo, a me sta cosa però non mi va, stiamo perdendo troppo tempo, i nostri ragazzi stanno crescendo, io mi fisso con questo, ho quattro figli, un nipotino, per cui figuratevi un attimo, dobbiamo pensare ora alle nuove generazioni. Però qui io vorrei dire una cosa che è molto importante, perché qualcuno di voi giustamente potrebbe dire: scusa Pagliaro, tu attacchi così le regioni, dici che sono marce, che ci sono, che una, sono cloache, che sono fornaci della spesa pubblica, che sono proprio dei colabrodi, e vuoi farne un'altra? No? È naturale, come dire, questa domanda viene spontanea. Non è quel tipo di regione che vogliamo fare noi, che sia chiaro, perché questa è la difficoltà, perché dove ci sono cervelli pensanti noi riusciamo con facilità a ritrovarci. Ma quando ci sono quelli che proprio sono superficiali, che non si fermano a riflettere, a ragionare, questo è il nostro modello. Questo modello è un modello che potrebbe consentire a questo paese di rimettersi in piedi, perché prevede l'abolizione di tutte 110 le province, via, l'eliminazione di tutti gli enti inutili che sono le società partecipate, che hanno costruito negli anni queste regioni, Ato, Aree Vaste, Puglia Sound, Puglia Innova Puglia, Puglia Film Fan Festival, ce ne sono così tante, Arif, Ares, Arpa, cioè ce ne sono tante, sono tutte agenzie collegate alle regioni. Tuttavia, regioni omogenee che possano essere ricostituite ripartendo dagli statuti, e questi statuti non sarà consentito, come diceva il direttore nell'introduzione, alle regioni di costruirli come credono, ma devono essere ben determinati da un governo forte che dica: allora facciamo una riforma costituzionale, una sola, una che elimini le province, rimetta in equilibrio i territori, dove tutti i territori possono avere le stesse potenzialità. Non è pensabile che ci sia il Molise che ha 300.000 abitanti, poco più forse della provincia o poco meno della provincia di Brindisi, e la Lombardia. Io guardavo i compiti di mio figlio, la Lombardia ha più abitanti di quasi tutti gli stati europei, io prima dicevo di qualche stato europeo, di quasi tutti, tolta l'Italia, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra e la Germania, la Lombardia ha più abitanti di tutti gli altri, del Belgio, dell'Olanda, cioè voglio dire, come si può pensare di mettere in armonia un paese e pensare a una riforma federalista se abbiamo regioni così difformi? Perché l'Europa delle regioni inevitabilmente dovrà procedere a una riforma federalista. Oggi cosa ci sentiamo dire ancora dagli sciocchi? Ma come? Si sta andando nella direzione delle macro regioni. Le sentite anche voi queste sciocchezze, no? Tanto per loro una è macro, se no due o tre è lo stesso, tanto si sistemano sempre fatti loro. Però non stanno pensando ai cittadini. Vi faccio un esempio. In una chicchera di territorio di 5 milioni di abitanti, quale è la Svizzera, sapete quanti sono i cantoni? 36. 36 cantoni federati dove la gestione di prossimità, di vicinanza, vuol dire, di conoscenza dei problemi da affrontare, vuol dire inevitabilmente responsabilizzazione degli amministratori, vuol dire efficienza, sono i principi base di una buona amministrazione. E lì come funzionano le cose in Svizzera, consentitemi, non funzionano da nessun'altra parte. E allora quest'idea delle macro regioni è una macro sciocchezza, perché intanto gli consentiremo, gli concederemo a quei fanatici di leghisti, gli consegneremmo, come dire, quest'idea, che è l'idea di Miglio, ricorderete, su un piatto d'argento, e con tanto applausi pure, bravi, non solo,
ma consentiremo ancora di più che si rafforzi la centralità dello Stato, che inevitabilmente porterà ancora più disagio, più distanza a territori come il nostro, che ricordiamo sono territori deboli del sud, che ancora devono riscattare una vergogna, consentitemi anche di essere forte su questo tema, che è successo 151 anni fa. Perché se qualcuno viene a raccontarci che questo territorio sia stato liberato, ci dice una menzogna, perché la storia, come sempre, la racconta chi vince. Questo territorio non è stato liberato, che sia chiaro, è stato occupato e viene quotidianamente da 150 anni a questa parte colonizzato, saccheggiato, impoverito e portato nelle condizioni in cui è. E qui a Brindisi ne abbiamo una testimonianza. Ci hanno portato qui nel Salento quello che nessun altro in Italia voleva. Questo l'hanno considerato, questo territorio purtroppo debole, ma rappresentato dalla classe politica insipiente, l'hanno considerato lo sgabuzzino d'Italia e ci hanno messo quello che nessun altro ha voluto e oggi ne paghiamo le conseguenze. Qui ci hanno messo una centrale a carbone con la più alta produzione di CO2 d'Europa e noi siamo ammorbati da quest'area, in questo territorio bellissimo, oltretutto privandoci di 25 km di costa che avrebbe consentito sicuramente una ricettività turistica che è nelle vocazioni di questo territorio, così come è successo a Taranto con l'Ilva, distruggendo una delle città più belle d'Italia, così come è successo negli ultimi anni con i pannelli del fotovoltaico, dove c'è la più alta concentrazione d'Europa, anche dei pannelli del fotovoltaico. Abbiamo un sacco di primati in questo Salento. E questi continuano a considerare questa terra una terra di conquista. Non è pensabile che questo territorio non abbia, come dire, l'orgoglio, la dignità di ribellarsi a tutto questo. Io ci credo, la mia battaglia la sto facendo. E non è una battaglia per scopi personali, perché grazie a Dio stavo bene a casa mia, stavo in grazia di Dio, E se avessi avuto ambizioni politiche, sicuramente mi sarei trovato una soluzione più comoda, piuttosto che andare contro tutti i partiti e mettendo su questo gruppo di amici straordinari, persone forti, vere, decise, che non hanno bisogno della politica, perché sono tutti affermati nelle loro professioni, siamo tutti affermati nelle nostre professioni e per noi la politica è il servizio per una comunità che purtroppo amiamo così tanto. C'ho questo germe, scusatemi, ma io il Salento lo amo e non mi sta bene che venga maltrattato così.